Il 9 e il 10 settembre torna Busker Sfenza, l'appuntamento organizzato dalla Croce Rossa con gli artisti di strada che per il terzo anno animerà il centro storico grazie ad una serie di spettacoli rivolti in particolare alle famiglie. Saranno una quindicina gli artisti impegnati quest'anno per le vie della città, un centinaio invece i volontari della Croce Rossa, la quale conta di ripetere il grande successo delle edizioni precedenti. Nato come una sorta di esperimento, il Festival dei Buskers è riuscito ad intercettare le esigenze del pubblico, portando anche sul nostro territorio le abilità di professionisti dal valore internazionale. Come tutti gli anni, gli spettacoli partiranno nella seconda metà del pomeriggio e proseguiranno per tutta sera. Il centro potrà essere raggiunto grazie all'ausilio della navetta elettrica che partirà da Piazzale Pancrazzi. Quest'anno inizierà il 9 con l'apertura del festival alle ore 18 e la chiusura indicativamente a mezzanotte e mezza, mentre domenica inizieremo un po' prima, indicativamente sulle 4, con la chiusura alle 9:30 e dopodiché ci sarà una sorpresa che sarà uno spettacolo, un cabaret finale di artisti faentini o della zona, ecco. L'anno scorso com'è andata? Beh, l'anno scorso diciamo che è andato molto bene, ha ricalcato un attimo l'edizione precedente del 2015 e la cosa di cui siamo molto orgogliosi è che comunque sta diventando un evento continuativo negli anni e sta diventando un appuntamento fisso per tutti quanti i mesi di settembre e speriamo che lo sia anche in futuro. Ecco, ricordiamo qual è l'obiettivo principale di questa manifestazione. Beh, anche quest'anno riporta sempre all'acquisto di un mezzo per disabili. Se quest'anno riusciremo a concludere la raccolta fondi per acquistare un mezzo per disabili, dopo nei prossimi anni cambieremo gli obiettivi, li varieremo in base alle esigenze anche della cittadinanza faentina e dei bisogni della cittadinanza. Chi saranno gli artisti che si esibiranno quest'anno? Saranno faentini, prima di tutto, e ci sarà qualcuno anche dall'estero, qualche spagnolo, per esempio. Non diciamo ancora nomi perché nei prossimi giorni sull'evento di Facebook che potete seguire, Buskers Faenza, la fucina dei sogni, faremo uscire giorno per giorno una piccola descrizione, qualche foto, da incuriosirvi ancora di più. Per cui ci saranno faentini, italiani e stranieri quest'anno. Ecco, non diciamo nomi, però una tipologia di spettacoli che si vedranno, quello lo possiamo dire? Sì, saranno di tutti i generi. Come ho detto prima, musicisti di vario genere. Ci sarà qualcuno che farà musica irlandese, qualcuno che farà pizzica, per cui una novità. E mentre per le arti circensi svariamo dall'equilibrista al giocoliere, a chi fa acrobatica aerea, a chi va su un monociclo, ballerini, ci sarà tutto e di un po', cioè magia, ci sarà tantissima cosa, molto differente rispetto agli altri anni, molto più viva. Occuperemo la piazza, come tutti gli anni, la piazza del Pop, piazza della Libertà, piazza della Legna e un pochettino di corso di via Torricelli, scusate, corso Mazzini, corso Saffi, un po' la parte, il cuore di Faenza, un po' i corsi principali, ecco. Ecco, fare le donazioni, come farle? Beh, innanzitutto basta venire a questa iniziativa e l'ingresso è aperta libera, quindi la raccolta è già lì. Poi comunque noi siamo sempre presenti, nel caso qualcuno voglia fare donazioni o comunque versare delle cifre, diamo le indicazioni, basta telefonarci e diamo le indicazioni in merito. Questo weekend vedete di nuovo però la Croce Rossa protagonista qui a Faenza perché c'è un'altra iniziativa a fondo sociale. Sono altre due le iniziative perché se ne è aggiunta una pochi giorni fa, il 25 abbiamo il concerto dei Geisha con il comico Pizzocchi che contribuirà anche lui con la sua presenza a permetterci di accumulare più fondi possibili da donare al comune di Montegallo per la ricostruzione della palestra. Ci tengo a sottolineare che comunque noi seguiremo dal momento in cui faremo la donazione al comune, seguiremo personalmente per quanto possibile il susseguirsi degli eventi e vedere comunque questi soldi come andranno, dove andranno a finire e che cosa serviranno. Mentre invece venerdì sera il Centro Sociale Aderchi ha chiesto la nostra collaborazione perché anche loro volevano partecipare alla raccolta fondi sempre per Montegallo e è stata creata una piccola iniziativa in unione con anche il Museo del Risorgimento
Per quanto riguarda sempre la raccolta fondi per Montegallo, ci sarà un buffet e giochi per bambini il pomeriggio di sabato 26 dalle 16:30 fino alle 20. Federico Lega per Faenza Web TV.